Finalmente le Ucraine hanno invaso il territorio russo. Tra l'altro, a questo contribuiscono molto bene anche i giornalisti occidentali. Abbiamo visto di recente uscire il programma di TG1, dove hanno fatto questo approfondimento sul territorio della Federazione Russa. Tra l'altro, la Federazione Russa oggi ha fatto uscire un comunicato, io l'ho pubblicato sul mio canale privato Telegram, dove loro hanno dichiarato che hanno iniziato un procedimento penale contro i giornalisti italiani che hanno attraversato la frontiera con la Russia illegalmente all'interno di un gruppo terroristico, perché l'esercito ucraino viene considerato dai russi gruppo terroristico, per cui auguri a questi deficienti dei nostri giornalisti della RAI, che sono andati lì con i terroristi a prendere in giro e a sfruttare la gente che viene sequestrata dai terroristi. Adesso contro di loro sono iniziati i procedimenti penali e se un giorno qualcuno di questi aiutanti dei terroristi, qualcuno di questi propagandisti si troverà con un po' di polonio nel tè, purtroppo, cari amici, sappiate che vi siete scavati la fossa da soli. Non dovete piangere e dire che cattivi russi, non c'è democrazia, non c'è la libertà. Se voi entrate sul territorio della Federazione Russa all'interno di forze terroristiche, sarete trattati così come vengono trattati di solito i terroristi. Quindi iniziate contro alla rovescia, perché secondo me per tutti voi questa è una probabile situazione futura. Io non voglio augurare assolutamente nessun male, io spero che queste persone vivranno per la vita, fino alla vecchiaia. Spero che questa gente potrà anche riflettere sugli errori che sono stati fatti, però io so benissimo come funziona in Russia, so benissimo chi sono i russi e come loro agiscono quando si arrabbiano, quando vengono colpiti, La diciamo, maggior parte facevamo parte delle forze speciali al russe. cuore, loro Le reagiscono intenzioni abbastanza piazzate dei duramente. nostri hanno già E quindi incontrato il mio soldati e sincero soldato. E augurio abbiamo a catturato questi anche giornalisti italiani che hanno fatto un'ambasciatrice questo lavoro di nemica propaganda allora. filonazista Più e di stare molto quattro attenti. lunghe Stare molto attese attenti, in non attesa accettate di il tè dalla vedere gente come sconosciuta, evolve fate la attenzione al situazione. bar, Quando fate sono attenzione dove rientrati i mangiate, nostri fate attenzione alle ragazzi nuove amicizie, russi, perché ho può darsi che contro detto ai di voi stanno già ragazzi, lavorando questa è gli la agenti storia, operativi di GRU, che questa sono sarà servizi una segreti pazza militari, e storia. se loro veramente vi hanno preso Per non come un condannare il più incarico, state minimo certi per che spoglio un dei anno, 2 anni, rapporti, 3 anni, non 5 anni abbiate comunque vi paura di troveranno e vi risposte. faranno a pezzi, Se a loro siamo modo riusciti a fare ovviamente, questo, io dico in allora tutti modo i russi lo metaforico, faranno, non in sono modo convinto. diciamo concreto.